lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Well, well, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Review, oggi in questo giorno felice perché iniziamo un nuovo tempo, una nuova settimana e lo facciamo alla presenza del Signore. In questo tour di dirette che avremo insieme a Dio piacendo in questa settimana, in questo tempo, avremo la possibilità di approfondire molti aspetti, molti temi che riguardano la nostra vita quotidiana con il Signore. Quando una creatura accetta il Signore, diventa figlio, diventa figlia e la vita cambia. Il Signore promette che toglie un cuore di pietra e mette un cuore di carne, un cuore che palpita per la sua presenza. E quando questa relazione diventa tangibile, quotidiana e anche ricercata, voluta, come esattamente si vuole coltivare una qualsiasi passione che prende l'intero intento, l'intero intelletto, tutte le intenzioni, quando questa passione del profondo del nostro cuore è rivolta al nostro Signore Creatore, che poi diventa anche il nostro Salvatore, bene, questa strada inizia attraverso percorrendo alcune tappe meravigliose della vita, nelle quali forse viene evidenziato qualche ferita, in qualche tappa ancora viene evidenziato qualche successo spirituale, in qualche altra tappa ancora viene evidenziato qualche chiamata, in qualche altra tappa ancora il Signore ci riserva una benedizione speciale, una consolazione, una prova. A volte dobbiamo attraversare la tentazione, a volte dobbiamo attraversare il tempo in cui dobbiamo radicarci nella parola per poi riuscire a prenderla come spada contro gli attacchi del nemico. Bene, ogni aspetto della vita cristiana ha un valore straordinario per il Signore. Questo è il motivo per cui oggi parleremo di uno degli aspetti in cui probabilmente molti di noi possono trovarsi in questa mattina. Ci stiamo riferendo alla delusione. Che cosa c'è oltre la delusione, dietro la delusione, questo sentimento umano che può prenderci in vari ambienti, in varie dimensioni della nostra vita. Lo faremo insieme al nostro carissimo ospite collegato con noi, che è il pastore Raffaele Ciampa, pastore della chiesa Miciad, ma intanto vi chiedo, come ogni mattina stiamo facendo, di aiutarci nella condivisione di questa diretta, perché attraverso la vostra condivisione possiamo arrivare ad un numero sempre maggiore di amici che ci seguono, e questo è un privilegio. Potremmo semplicemente evangelizzare cliccando il tasto condividi delle dirette che in questo momento state seguendo, forse tra Facebook e YouTube. Intanto però non vogliamo dimenticare un appuntamento importante che ci aspetta ogni giorno alle 12, a inizio puntata di Review tutti i giorni. Mi sto riferendo al tanto atteso e famosissimo caffè biblico. Cari amici, buongiorno. Oggi vi voglio parlare di uno spot di estrema attualità. Qualcuno ha già forse intuito, lo spot dell'Esselunga. Spero che tanti di voi l'abbiate visto. Lo spot ha provocato opinioni diverse, polemiche a seconda del partito di provenienza, psicologi e opinionisti si sono scatenati nel dire la loro. Posso dire finalmente uno spot che fa riflettere,
uno spot che magari scuote le coscienze? 2 minuti di denso significato. A mio parere, 2 minuti che descrivono purtroppo la situazione di molti matrimoni oggi. Una separazione, un divorzio è sempre una sconfitta. Per una coppia che si era promessa fedeltà, amore, cura e onore reciproco finché morte non ci separi? Sconfitta per la società, in quanto la famiglia tradizionale era e potrà essere il pilastro portante della società. Una sconfitta per il dolore che proviene provocato nel cuore dei figli, vedendo i genitori separati, e spesso nella loro gioventù poi sono portati a replicare, ci dicono le statistiche, e a divorziare a loro volta. La bambina che offre una pesca, spunto per una riconciliazione? In ogni matrimonio ci può essere il momento della riconciliazione se non si vuole demolire tutto. Nulla è mai perduto, anche in un matrimonio che si è inclinato, lasciatemelo dire. Da tanti anni, assieme a mia moglie, ci occupiamo di consulenza familiare. Ecco, nella Bibbia c'è un verso nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, l'ultima parte del verso 12, che dice: una corda a 3 capi non si rompe così presto. Mi sono documentato. Questo tipo di corda è composta da un capocorda, per noi assolutamente Dio, e 2 sposi che con costante lavoro avvolgono la propria cordicella attorno al capocorda, a garanzia che un matrimonio non può fallire se ambedue si accordano in questa vitale azione. Abbiamo assistito di recente ad una coppia che dopo decenni di separazione si è riconciliata. Sembrava tutto perduto, ma attraverso il perdono e l'aiuto di Dio hanno vinto questa logorante battaglia. Ne siamo testimoni anche noi oggi, infatti festeggiamo il nostro anniversario. Con Fiore sono 48 anni di vita assieme. Caro saluto. Il nostro matrimonio? Beh, ci sono voluti tanti mattoni che si chiamano perdono, pazienza, complicità, condivisione, mattoni necessari per rendere stabile ogni rapporto, e stiamo ancora costruendo, cari amici. E se in questo momento c'è qualcosa che non va nella tua relazione, sappi che Dio può vincere ogni battaglia e darvi veramente un matrimonio benedetto. Un caro saluto, buona giornata. Un caro saluto a Giorgio e Fiorenza Bosi, siete meravigliosi, straordinari, grazie per questa meditazione. Come detto in apertura, oggi parleremo di un argomento molto importante perché ha a che fare con i sentimenti dell'uomo, i sentimenti di colui che vive e si sporca i propri piedi del terreno di questo mondo, di questo sentiero. Ci sono alcune fasi inevitabili per il cuore dell'uomo, mi sto riferendo per esempio alla tristezza, al lutto, allo scoraggiamento. Sono delle situazioni, delle fasi in cui l'uomo, per quanto possa essere forte, si trova naturalmente ad attraversare. E oggi parleremo proprio di uno di questi sentimenti che a volte avvolge il cuore dell'uomo, specialmente con l'intento di scoraggiare e di abbattere. E quando quest'uomo e questa donna sono dei figli di Dio e si affaccia la delusione, perché è di questo che parleremo questa mattina, e si affaccia la delusione nella vita di un uomo di Dio, di una donna di Dio, questo può avere una valenza eterna, e quindi è necessario approfondire che cosa c'è oltre la delusione e da che cosa proviene la delusione. Affronteremo questo argomento alla luce della parola di Dio con il nostro carissimo pastore collegato con noi, che è il pastore Raffaele Ciampa della Micead Napoli. Eccolo qui, pace e buongiorno Raffaele. Pace, buongiorno Michele, benedizioni e pace a tutti. Un gran piacere, un grande onore avere ricevuto questa richiesta di condividere con voi e di essere stato questo meraviglioso canale che Dio ha messo nel suo cuore. Alleluia. Questa mattina veramente mi riesce il cuore, perché proprio come diceva Michele, questo è uno dei sentimenti che abbatte un po' l'umanità, e più si va avanti giorno dopo giorno notiamo che ci sono tantissime delusioni. Innanzitutto io voglio ringraziare Dio per questo, voglio ringraziare Dio per il mio pastore, il pastore Marcello, per l'opportunità, voglio benedire la Chiesa. E questa mattina insieme scenderemo nelle profondità con l'aiuto del meraviglioso Spirito Santo ad entrare in questo tema e a vedere cosa c'è
al di là di questo muro, al di là di questo gigante, al di là di questa fortezza che Dio ha preparato per noi. Amen. Perché Raffaele, allora ti lascio subito lo spazio destinato all'approfondimento biblico e intanto invito, troverete cari amici, mentre il pastore Raffaele prosegue con la sua meditazione in questo spazio iniziale, troverete il numero, potete mandarci dei messaggi come di consueto già fate e attraverso questi messaggi WhatsApp alla fine della meditazione potremo rivolgere le vostre domande al pastore, domande, considerazioni, approfondimenti. Al pastore Raffaele in collegamento con noi. Quindi a te la linea, grazie a tutti all'ascolto della parola di Dio. Amen. Proprio come stavo dicendo, quando Dio dall'alto, la Bibbia dice che Dio ha scelto noi perché non siamo stati noi a cercare Lui, ma è Lui che ha scelto e ha cercato noi. E indica con il suo meraviglioso dito la nostra vita per un proposito speciale, perché Dio sceglie uomini e donne per un proposito, per un destino, per un futuro meraviglioso e affascinante nella sua parola, nella sua presenza, accompagnato da segni, meraviglie, miracoli, prodigi che egli ha stabilito. Ma la cosa importante che dobbiamo capire è che quando Dio sceglie noi, noi non siamo immuni, perché la Bibbia parla chiaramente di questo, di delusioni, prove, difficoltà, avversità. Perché molti si credono, e voglio aprire proprio questa meditazione di quando Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 4 dirà delusi ma non abbattuti. Quindi significa che nel cammino ci saranno, anzi io voglio incoraggiarti, ci devono stare le delusioni perché noi dobbiamo realizzare ancora di più la presenza di Dio e lo Spirito Santo dentro di noi. Perché noi ci crediamo che quando conosciamo Dio, noi facciamo un patto. Per esempio, quando Dio improvvisamente farà uscire lì allo scoperto nel primo libro di Re al capitolo 17. Lui profetizzerà questa siccità di 3 anni e 6 mesi. Poi Dio dove lo indica? Indica al profeta di andare verso il torrente Cherit. Il torrente Cherit, che tradotto dal testo ebraico originale, vuol dire patto, perché quando Dio ci chiama, stringe con noi un patto. Poi dei corvi provvedevano del cibo, lui beveva il torrente. E che cosa disse poi Dio improvvisamente? Il torrente si stava prosciugando, Dio lo spostò a Sarepta dei Sidoni. La parola Sarepta tradotta vuol dire prova, luogo di fornaci, luogo di crocciola, perché Dio ci chiama, stringe con noi un patto e poi ci prova. Perché cosa? Per approvarci. E vediamo che Elia farà tantissime cose nel nome del Signore. 850 profeti che lui affronterà da solo, un cielo aperto sulla sua vita, dell'olio che non mancherà, la farina non si esaurirà, ma basta una sola parola. E che cosa accade? Elia va in un deserto che Dio non aveva stabilito, deluso, depresso, e addirittura che cosa dirà? Dichiarerà la morte perché voleva morire. E noi siamo così, siamo vulnerabili, siamo esseri umani. Abbiamo gustato tante cose nella nostra vita, abbiamo ricevuto, abbiamo visto, abbiamo toccato con mano tante cose, ma poi arrivano momenti nella nostra vita dove improvvisamente arriva quella spada, arriva quella parola, arriva quella sentenza di una lingua che si alza contro di noi e magari ci vuole vedere morti, ci vuole vedere sconfitti. Elia farà questo, eppure era un uomo che non aveva avuto paura di 850 profeti, non aveva avuto paura lì al torrente dove dei corvi mattina e sera provvedevano carne. Lui scappa in questo deserto, deluso, depresso, camminerà in questo deserto 750 km a piedi, ma nel mezzo del deserto un'oasi ed è l'angelo che provvede per lui delle focacce calde e una brocca d'acqua e gli dice: Elia, il cammino è troppo lungo per te. Perché sapete, il cammino sarà lungo per noi e nel cammino ci saranno rovi, ci saranno spine e ci saranno delusioni, tante delusioni. A volte crediamo che accettare Cristo sia un cammino di rose e fiori, ma non è così. Perché anche quando arriveranno le battaglie, arriveranno le tempeste, tutti i servi della Bibbia, da Genesi all'Apocalisse, è piena la parola di esempi, di fede, di uomini e donne di fede che sono stati grandemente delusi, perché il cammino è lungo. Per esempio, Re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, una montagna dell'Antico Testamento, eppure era deluso dalla propria casa, era deluso da Isai, suo padre, era scartato dai fratelli, ma lui andò oltre la delusione, rimanendo fermi nei sentieri di Dio, e gli disse:
L'Eterno è il mio pastore, nel Salmo 23, nulla mai mi mancherà. Per certo, bene e benignità mi accompagneranno sempre, tutti i giorni della mia vita, nonostante vivevano delusione, vivevano ferita, ma le ho andate oltre. E questo essere determinato, essere perseverante nelle vie del Signore, l'ha reso re di Israele. Nel cammino lungo ci saranno prove, per esempio Anna, moglie di Elcana, mamma del famoso profeta Samuele, era una donna delusa, aveva questa ferita. Tu immagini quante donne si sono deluse? Lei era sterile, non poteva avere bambini. E giorno e notte era lì al tempio che piangeva amaramente, dice la scrittura. Ma lei andò oltre, dicendo: Signore, se tu mi darai un figlio. Sai, il desiderio di Anna non era solo ricevere un figlio, ma era ricevere una promessa e un destino per cambiare le sorti di una nazione. E disse: Se tu mi darai un figlio, io lo consacrerò a te. E come finì questa storia? Lei non solo riceve Samuele, ma altri 5 figli, perché Dio fa smisuratamente al di là di ciò che noi pensiamo o domandiamo. Ecco perché dobbiamo andare oltre la delusione. Per esempio, Geremia. Deluso dal popolo, deluso dalla sua casa, eppure che bello, era profeta delle nazioni. Quando diciamo: Wow, voglio essere profeta, e Dio alza profeti, Dio alza persone che hanno questo cuore, questo servizio, questo ministero. Profeta delle nazioni, però nei suoi 70 anni troviamo una vita piena di delusioni, piena di sofferenza, piena di persecuzione. E quando fu gettato in quel pozzo, fu gettato nelle prigioni, che cosa disse? Io non menzionerò più la parola del Signore, perché quando siamo delusi, quando siamo afflitti, quando siamo scoraggiati, quando ci sentiamo soli, che cosa diciamo? Io non andrò più in chiesa, io non servirò più il Signore. A che serve? Se io servo il Signore e poi vedo altre persone che non lo servono, fanno le stesse cose, anzi, forse stanno pure meglio di me. Ma Dio non è un barattare, Dio è Dio. Noi non dobbiamo servire per quello che fa, ma per quello che Egli è. Geremia disse: Io non la menzionerò più questa parola. Ma la Bibbia dice che lui disse: un fuoco arde dentro di me che io non posso trattenere quando il Signore ci marchia, quando il Signore ci infiamma, ci possiede. E che bello essere posseduti dallo Spirito Santo. Noi non possiamo trattenere, perché anche nel mezzo della delusione vediamo come Neemia la gioia del Signore. Ma come siamo delusi? Come puoi dire questo, Pastore Raffaele? Io sto nel mezzo della prova, ho perso una madre, ho perso un genitore, ho perso un figlio. Che dolore, ma Dio è padre e madre, ha un cuore da madre e da padre. Dio comprende ogni cosa, non c'è niente che lui non possa fare e non possa comprendere. Come Neemia diremo: la gioia del Signore sarà la nostra forza. La gioia del Signore ci darà la forza. Dove? Per proseguire questo cammino lungo. Lungo che c'è posto davanti. Ezechiele era solo. Tu camminerai in mezzo a spine, disse il Signore, ma sarai sentinella di Israele, sarai sentinella per questa città, tu sarai sentinella per questo paese. Eppure era deluso, gli morì la moglie, era solo. E proprio nel mezzo della valle, quando siamo soli, quando ci sentiamo distrutti e siamo delusi, è lì che dobbiamo sperimentare il favore della mano benefica del nostro Dio. Abramo, padre di una moltitudine, padre della fede, eppure Dio gli promise un figlio. Umanamente, nel naturale, era impossibile. Era impossibile per l'età, per sua moglie Sara, ricevere un figlio a 90 anni. Qualcosa che non ha niente a che fare con la scienza naturale. Ma Dio fa cose impossibili, perché Dio è soprannaturale. E il naturale è sottomesso al soprannaturale. Lui era deluso. E che cosa fece? Si chiuse in una tenda. Quante volte noi siamo delusi, ci chiudiamo in una tenda. Abramo si chiuse in una tenda. Elia, vi ricordate che appena ho iniziato questa apertura di questo tema, si andò a chiudere in una caverna. E Dio disse: Che ci fai qui, Elia? E Dio dice a te questa mattina: Che ci fai qui? Che ci fai in questa caverna di delusione? Che ci fai in questa tenda di delusione? Dio disse ad Abramo: Vieni fuori. Precedentemente, Lot decise di separarsi da Abramo. La Bibbia dice che Lotto guardò la pianura e la vide verdeggiante. Facciamo attenzione, perché la cosa affascinante della parola di Dio è che ci sono quei punti, quelle virgole che sono così profonde.
lotta al zoo di occhio e vide la pianura verdeggiante. Guardate la differenza. Dio disse ad Abramo, quando lo chiamò fuori da quella tenda di delusione: Abramo, alza gli occhi al cielo. C'è differenza di quando noi guardiamo le cose e di come Dio ci fa vedere le cose e ci indica le cose. Alza gli occhi al cielo. Guarda le stelle, Abramo. Le puoi contare? Tale sarà la mia benedizione per te. E guarda la sabbia del mare, perché così sarà la tua discendenza. Oltre alla delusione, ci aspetta un mare di benedizione, ci aspettano fiumi di acqua viva, ci aspetta vita e vita in abbondanza. E questa mattina voglio parlarvi di una donna e di un libro molto conosciuto. Parlo del libro di Ruth. E voglio leggere proprio dal capitolo 1, il primo versetto, che dice così la scrittura. Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia. E un uomo di Betlemme di Giuda andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi due figli. Fin qui questo versetto. Quest'uomo si chiamava Elimelech e sua moglie si chiamava Naomi. I suoi figli si chiamavano Malcolm e Chilion. Guardate che dramma, che delusione, come inizia questa storia con una carestia. Loro si spostano da Betlemme per andare ad abitare nel paese di Moab. E c'è un primo dramma, una prima delusione. Elimelech muore e Naomi rimane vedova. Ma arriva una gioia. I suoi due figli incontrano due donne di Moab, Ruth e Orpa, e si sposano. Che bella, una gioia dopo un dramma, dopo un lutto, dopo un dolore profondo. Aveva perso suo marito. E mentre la storia continua, un altro dramma. Abitarono lì 10 anni, lì in Israele, dice la scrittura. Dettaglio, non ebbero figli. Improvvisamente Malcolm e Chilion muoiono. E voi pensate a Naomi, gli muore il marito e i suoi due figli. Che delusione, che amarezza. Quante lacrime. E quante lacrime ci sono persone che stanno versando in questo tempo. Dove nessuno comprende, dove nessuno capisce, interiormente sei distrutto, sei a pezzi. Naomi dirà, la mano dell'Eterno si è accesa contro di me, andate via, sposatevi, rimaritatevi vicino a Orpa e Ruth. Ma sai una cosa, anche nel mezzo della delusione, quando noi abbiamo intimità con il Signore, quando noi abbiamo intimità con Dio e nel nome di Gesù ricerchiamo la direzione dello Spirito Santo, nel mezzo della delusione Dio ci dà indicazione e rivelazione, perché nonostante Noemi, nonostante Naomi aveva un lutto tremendo, aveva una grande delusione, lei, la Bibbia dice, continuando questo capitolo, che lei udì che a Betlemme Dio stava provvedendo del pane. Quando noi ci troviamo nella delusione, non abbiamo bisogno di consigli umani, non abbiamo bisogno né di economia né di posizione, abbiamo bisogno del pane della vita che discende dal cielo, che è un cibo che ci toglierà ogni affanno, ci disseterà, ci sazierà, perché il pane della vita è un pane eterno ed è Gesù Cristo, con il suo amore perfetto, con il suo amore grande, il suo amore profondo, il suo amore soprannaturale. Non è un amore naturale, è un amore soprannaturale che lenisce, che sana e che ci fa vedere oltre le cose, perché ci spinge ad andare oltre, perché lui anche nel mezzo del fuoco. Sadrach, Mesach e Abednego si trovavano nella fornace. Non furono liberati da quel fuoco, noi passeremo per il fuoco, ma nel mezzo del fuoco ci sarà colui che anche nel fuoco ci porterà fuori, ci porterà avanti. Nel mezzo delle grandi acque passeremo per le grandi acque. Non è vero che noi non avremo problemi, non avremo difficoltà, ma nel mezzo di questi problemi, nel mezzo di queste difficoltà, nel mezzo delle delusioni, Dio ci farà camminare sulle acque. Cosa dice il libro del profeta Isaia? Quando attraverserai le acque non sarai sommerso, quando passerai per il fuoco non sarai bruciato. Sadrach, Mesach e Abednego non furono bruciati. E c'è un verso che io amo, che loro dissero: Re, il nostro Dio ha il potere di liberarci, nel libro di Daniele. Ma anche se non lo facesse, noi comunque non ci prostreremo e non adoreremo i tuoi dei e la statua che tu hai fatto erigere. Quella fornace fu alimentata 7 volte in più. Il numero 7 nella parola di Dio è la perfezione, era perfettamente pronta per essere poi
di testimonianza a coloro che dicevano: ma come, sono stati gettati nel fuoco e non sono stati bruciati? No, perché nel mezzo del fuoco c'era lì uno simile al figlio di Dio. Gesù era coloro che camminavano. Tu nel mezzo del fuoco non sarai bruciato, ma camminerai. Nel mezzo della delusione non sarai distrutto, ma camminerai e testimonierai. Ed altri che si trovano nella delusione saranno tirati fuori. Torniamo a Naomi, torniamo a Ruth, torniamo ad Orpa. Che lutto! Anche per queste due ragazze, i loro mariti erano morti. Naomi ascolta che Dio stava provvedendo del pane lì a Betlemme. E lei dirà: andatevi e ritornate alle vostre case, dimaritatevi. C'è questa scena e qui dobbiamo fare attenzione. Orpa baciò sua nuora e andò via e ritornò alla sua gente e ai suoi dèi. Guardate, quando noi siamo nel mezzo della delusione, quando siamo nel mezzo della delusione e non chiediamo la direzione a Dio, c'è il rischio di tornare indietro. Lei non solo ritornò indietro, ma ritornò ai suoi dèi. Ritornò all'idolatria, ritornò a tutto quello che Dio l'aveva liberato. Ma Ruth disse: non parlare così con me, no. Dove tu andrai, io verrò con te. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Proclamazione di fede. E la Bibbia dice, nel libro degli Ebrei, che la parola crea. Morte e vita sono in potere della lingua. Lei si creò la benedizione nonostante era delusa. E nonostante sei deluso o delusa, proclama la benedizione. Proclama che Dio ti possa spianare altre strade. Tu sei il mio Dio, io non dubito. Tu apri cammini nel deserto. Tu spiani la strada, tu fai scorrere i fiumi di acqua viva. Tu rilasci vita e vita in abbondanza. Tu sei colui che crea ogni cosa e che ogni cosa è dominata dalla parola tua che è irremovibile e irrevocabile. Che cosa troviamo successivamente a questa storia? Chi stava spigolando un campo? Sai, quando tu, nonostante la delusione, continui a camminare nelle vie del Signore, e io ti voglio dire una cosa: la delusione può arrivare da chiunque. Un pastore ti può deludere. Io sono un uomo, un fratello, una sorella, la chiesa, la famiglia, il tuo datore di lavoro, tuo marito, tua moglie, tutti. Tuo fratello, tua sorella, anche nel naturale proprio di sangue, tutti ti possono deludere, ma Dio mai. Dio non delude mai. C'è un verso che io amo in particolar modo nel libro di Osea, capitolo numero 10, 11, versetto 8, che dice: come potrei dimenticarmi di te? Come potrei abbandonarti? Io ti amo di un amore immenso, io ti fidanzerò a me per l'eternità. Che bello il nostro Dio quando usa queste parole. Queste parole ricche, ricche di un amore sincero, vero, veritiero, eterno. Ruth stava spigolando un campo e nonostante la delusione, quando noi camminiamo ancora con il Signore, quando continuiamo a camminare, a lavorare nel campo del Signore, il re ti vede. Sai, il re dei re ti vede. Boaz era lì sul suo terrazzo e vide Ruth e la mandò a chiamare. Chi era Boaz? Che cosa disse Ruth nella sua proclamazione? Il tuo popolo sarà il mio popolo. Era un uomo di Betlemme, di un popolo che veniva da uomo. Era re. Lei si creò la benedizione, conquistò quella benedizione. Tutto questo era oltre la delusione, oltre la morte di suo marito, oltre la morte di suo suocero. Oltre la delusione c'è un mare che ci aspetta, c'è la gloria di Dio. C'è la presenza, c'è la pace, c'è la consolazione. Perché tutto quello che noi passiamo, la Bibbia dice che tutto coopera al bene per quelli che sperano in Lui. E la nostra speranza non è una speranza all'italiana, perdonatemi. C'è un detto che dice: chi di speranza vive, disperato muore. Ma la speranza, secondo il testo ebraico biblico, vuol dire certezza. Noi abbiamo certezza che Dio stenderà la sua mano, aprirà il cielo e riverserà tanta di quella benedizione su di noi che noi non avremo posto da dove deporla. Solo che c'è una cosa che dobbiamo fare in questo giorno, in questa mattina, da Moab, dal luogo della delusione, dal luogo del lutto, dal luogo della solitudine, dal luogo dell'abbandono, ci dobbiamo spostare a Betlemme.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo Taking Release. If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com. Ci dobbiamo spostare a Betel, alla casa di Dio. Ci dobbiamo spostare lì proprio a Peniel, dove incontriamo Dio. Lo incontriamo e poi vogliamo avere una residenza, una dimora fissa a Betel, casa del pane, casa di Dio. E lì a Betel che Dio ci parlerà ancora faccia a faccia. E lì a Betel che Dio ci indicherà una nuova strada. E lì a Betel che Dio ci indicherà un nuovo cammino. E lì a Betel che Dio ancora metterà orme, perché lui cammina davanti a noi e noi lo seguiremo. Perché? Perché oltre alla delusione c'è quella gioia che poi tu ed io racconteremo ad altri che si trovano nella delusione. Quanti cuori rotti e delusi ci sono nel mezzo dei fidanzamenti, nel mezzo dei giovani, nel mezzo dei matrimoni. C'è una delusione che porta all'odio, porta alla rabbia, porta alla tristezza, porta alla depressione. Ma Dio non vuole questo, perché Dio ci ama di un amore immenso. Dio ci ama di un amore eterno. A volte noi abbiamo una posizione, ma Dio ci dà posizione per una funzione. Quando Mardocheo disse ad Ester, che delusione in quel paese, tutti dovevano morire. C'era stato emanato un decreto di morte da parte di Haman. Che cosa fece Mardocheo? Iniziò a pregare, iniziò a digiunare, iniziò a cercare il favore dell'Eterno. E quando noi iniziamo a parlare con Dio, Dio parla con noi e automaticamente noi parliamo di Lui, e quando parliamo di Lui le cose cambiano. Dio disse, Ester, attraverso Mardocheo, non pensare Ester, che tu scamperai da questo. Ma chissà Ester, se non sei stata fatta regina proprio per un tempo come questo, e chissà se tu ed io non siamo stati fatti re, tu non sei stata fatta regina proprio per un tempo come questo, dove c'è la delusione, dove c'è la carestia, dove c'è il lutto, sei stata fatta proprio regina per parlare. Ed è il tempo che noi mettiamo bocca. La nostra bocca deve proferire parole di vita. Che cosa disse Dio al profeta Ezechiele? Quando lo mise in quella valle, al capitolo 37, piena di ossa secche. Tu immagini la scena, per un istante chiudiamo gli occhi e immaginiamo la scena. Dio pone il profeta nel mezzo di quella valle di ossa secche, e la Bibbia dice che erano ossa secchissime. Ma Dio gli disse, tu credi che queste ossa possano rivivere? E la domanda di questa mattina, tu credi che può rivivere il tuo matrimonio? Può rivivere il tuo cuore? Può rivivere i sentimenti che hai ghiacciato dentro di te?
può rivivere la tua casa, la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua economia. E Zecchia rispose: Signore, tu lo sai, Dio lo sa, vive Dio. Ma la domanda è: tu lo credi? E Dio gli disse: Ezechiele, allora profetizza. Di a queste ossa, se che questa mattina dia questa delusione, questa secchezza. Ascoltate la parola del Signore. Al problema noi dobbiamo profetizzare: ascolta la parola del Signore. Alla delusione, ascolta la parola dell'illusione. Alla depressione, ascolta la parola del Signore. Alla malattia, ascolta la parola del Signore. Ed oltre tutto questo, c'è testimonianza. E la testimonianza vale più dell'unzione. Quando io e te siamo testimoni veraci, fedeli, quando appena parleremo, e a volte neanche, non c'è bisogno neanche di parlare. C'è quella scena nel secondo libro dei Re, di quella donna shunamita. Eliseo passava lì e da quella via passavano 50 profeti al giorno e 50 sacerdoti. Ma quella donna vedeva passare Eliseo e disse vicino al suo marito: immagina la scena, no amore, sai una cosa? Io credo che questo uomo è un santo uomo di Dio. Non aveva mai visto Eliseo profetizzare, non aveva mai visto Eliseo predicare, non aveva mai visto Eliseo fare nulla. Ma quando io e te siamo figli e figlie di Dio, siamo uomini e donne di Dio, non c'è bisogno neanche di parlare, le persone lo vedono. E quella donna shunamita aveva una grossa delusione, era benestante, aveva tutto ma non aveva figli. Ma Dio va oltre la delusione. Che cosa gli disse attraverso il profeta? Da qui a un anno tu abbraccerai un bambino, perché Dio va oltre. Dramma. Muore questo bambino. Ma quando chiedevano a quella donna shunamita: va tutto bene? La risposta di quella donna sapete qual era? Va tutto bene. E nonostante la delusione, questa è la nostra dichiarazione: va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene perché abbiamo un Dio che in ogni momento, in ogni cosa, in ogni passo, illuminerà il nostro cammino, perché la sua parola è una lampada al nostro piede. Quindi siamo delusi, ma non distrutti, disse Paolo. Eppure Paolo, che bello, è uno degli apostoli più grandi del Nuovo Testamento. Ha scritto 3/4 del Nuovo Testamento, ma in tutte le sue lettere. Che cosa troviamo? Tutti mi hanno abbandonato. Tutti mi hanno deluso. Le sue migliori chiese li ha seminati nelle catene. Perché niente e nessuno può fermare l'opera di Dio quando io e te decidiamo di vivere per l'opera di Dio. Decidiamo di vivere per il Regno. E quest'unzione soprannaturale sommerge la nostra vita. Paolo disse a Timoteo: tutti mi hanno abbandonato, tutti mi hanno deluso. Sono rimasto io solo, ma ho combattuto la corsa, ho serbato la fede. Ora mi aspetta la corona. Oltre ogni cosa, Dio ha riservato per me e per te una corona meravigliosa. Ha preparato una dimora eterna, preparata proprio con le sue mani. Che cosa disse Gesù nel Vangelo di Giovanni? Io vado a prepararmi un luogo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E se una cosa Gesù non ha finito di costruire, perché fino al suo ritorno noi ti dobbiamo predicare, dobbiamo seminare, oltre alla delusione dobbiamo strappare vite da questo mondo, dobbiamo prendere tesoro occulti nelle tenebre. Ci aspetta la casa, ci aspetta la corona della vita. Ecco perché Paolo dirà nel libro degli Ebrei, avendo uno sguardo fisso, la Bibbia pone attenzione nei versi, nelle frasi, avendo uno sguardo fisso su Gesù. Quando noi abbiamo uno sguardo fisso su Gesù, quando noi abbiamo uno sguardo fisso sulla croce, andremo sempre oltre la delusione. Andremo sempre oltre ogni ostacolo, ogni limite, ogni frontiera. Delusi, ma non abbattuti, disse Paolo. Delusi, ma non distrutti. Sì, arriverà, ma spunterà sempre il sole della giustizia, come dice il libro del profeta Malachia, su di me e su di te quando è te. Rimaniamo nel timore del Signore. Quando io e te rimaniamo nelle vie del Signore, rimaniamo ai piedi del Signore, rimaniamo fermi sulla roccia, e Dio farà qualcosa di straordinario. Amen. Gloria al nome del Signore. Meraviglioso Padre, grazie per questo meraviglioso consiglio e approfondimento sul tema appunto della
delusione. Grazie Pastore Raffaele. C'è una, tra i tanti, stavamo appunto spulciando tra i vari messaggi che sono arrivati, e c'è uno che mette in evidenza un tipo di delusione, direi, che forse tu hai anche citato e proverei in questo momento a sottoporti nell'attenzione. Mi sto riferendo al tipo di delusione che spesso l'uomo mette nei confronti proprio di Dio. Uno strano senso di delusione, nel senso che ci sono a volte dei modi che Dio usa per operare che vanno al di là dei modi che noi immaginiamo e che possiamo elaborare. Dio è sovrano e siede al di sopra delle situazioni, e ci faceva pensare appunto la storia segnalata da una nostra amica al numero che è apparso in sovraimpressione durante la meditazione, diceva e poneva enfasi sulla delusione di Marta e Maria di fronte alla morte del fratello Lazzaro, quando verso Gesù, con quel fare deluso, dicevano: ah, se tu fossi stato qui. Un po' come dire, a volte il Signore ci induce in delle condizioni, in delle situazioni, permette delle situazioni nella nostra vita, e noi, piuttosto che comprendere che tutto è ancora sotto il comando di Dio, a volte anche amici di Dio, esattamente come lo erano Marta e Maria, ce la prendiamo proprio con il Signore. Lascio a te l'approfondimento di questo aspetto e la chiarificazione del sentimento giusto che Dio si aspetta dai nostri cuori. Allora, innanzitutto la Bibbia dice: tu non sai quello che io sto facendo ora, ma lo capirei dopo. E umanamente noi, se non abbiamo la rivelazione del Signore, tante cose possiamo dire: ma perché Gesù, sapendo, perché Dio è onniveggente, Gesù è Dio, è onniveggente, aveva previsto che Lazzaro sarebbe morto, si è trattenuto nella città ancora 2 giorni, è arrivato lì quando Lazzaro già puzzava, e Marta mi disse: se tu fossi stato qui, Lazzaro, mio fratello, non sarebbe morto. Eppure loro avevano però visto risuscitare la figlia di Jairo, avevano visto fare Gesù grandi miracoli, avevano visto Gesù toccare la bara di quella vedova e dire: non piangere perché tuo figlio dorme. Perché quando arriva la delusione, noi perdiamo proprio il senso, perdiamo la condizione, e quante volte siamo delusi, iniziamo a dire cose che non hanno un senso, arrabbiati specialmente con Dio, no? Iniziamo a dire: oh, ma se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma la risposta di Gesù è sempre meravigliosa. Se non erro, Isaia 40 dice: io sono l'Eterno e faccio ciò che voglio. Il tempo è nelle mani di Dio. Dio il tempo l'ha creato per me e per te, ma Dio non ha bisogno di tempo. Ma nel tempo perfetto di Dio, quando la Bibbia dice: i miei tempi non sono vostri tempi, non era il tempo che Gesù doveva arrivare lì. Doveva arrivare quando Lazzaro puzzava per manifestare la sua gloria. Ecco perché quando Gesù arrivò disse: non piangete. E più avanti troviamo il verso più corto della Bibbia che molti conoscono. Gesù pianse. Ma perché Gesù stava piangendo? Perché Gesù stava guardando l'incredulità di tutti quei cuori. Ma quando chiamò Lazzaro e disse: vieni fuori Lazzaro, e quella pietra fu spostata, fu tolta, era per dire: nel tempo che io stabilisco, tutto quello che voi pensate o immaginate sarà rimosso, come questa pietra è rimossa, perché Dio arriva sempre al punto giusto. Gloria al nome del Signore. Ci segnalano, grazie per questo chiarimento, abbiamo proprio bisogno di entrare nei tempi di Dio, il quale ha tutto sotto controllo, quindi sfrutta anche la componente tempo. A volte noi sottovalutiamo, Pastore Raffaele, molte volte la questione tempo, e facilmente esprimiamo un giudizio, facilmente dichiariamo una posizione, facilmente ci esprimiamo dimenticando poi il valore temporale di quello che diciamo. E invece il Signore, che conosce bene, a volte ci fa proprio vivere e attraversare dei momenti affinché noi possiamo cominciare a rivalutare anche noi il tempo e la funzione e l'insegnamento. Io posso, per esempio, gridare di avere una difficoltà, di avere una malattia in un tempo preciso, e Dio forse lo permette affinché io possa considerare quel tempo come un tempo in cui io mi debba
formare in qualche aspetto forse del mio carattere, della mia vita, e Dio non vede la risoluzione della malattia se non prima la risoluzione della difficoltà caratteriale, che vuole proprio plasmare attraverso il tempo. Il tempo ha un ruolo importante e spesso lo dobbiamo considerare. Si dice, questa è la domanda che stavo per porti da parte di un nostro telespettatore, che dice: il tempo appunto guarisce le ferite, anche le più profonde, quando si parla di delusione. Ma è veramente il tempo, Pastore Raffaele, a guarire le ferite di delusione? È veramente questo detto pone al centro l'importanza del tempo, ma è veramente il tempo quello che ci fa guarire tutte le ferite e tutte le delusioni, fosse anche, come tu hai citato, quelle dei parenti più stretti? Ci guarisce ogni cosa, è una questione di lasciare perdere il tempo, facciamo passare il tempo poi guarisce, il tempo ci aiuta a perdonare. In che modo nella nostra funzione di perdono e di guarigione dalla delusione dobbiamo considerare il tempo? Lascio a te la risposta. Io amo dire questo. C'è un verso che dice: non c'è miglior tempo di quello di oggi di ascoltare la sua parola. In qualsiasi tempo noi ascolteremo la sua parola, e la sua parola scenderà nel nostro cuore, quella parola manderà via ogni tipo di delusione, ogni tipo di tristezza e di angoscia. Ora c'è un processo di tempo che noi dobbiamo affrontare per capire, per comprendere delle cose. Ma quando noi in questo lasso di tempo, in questo processo di tempo, più realizziamo l'amore di Dio, più si alimenta in noi l'amore dello Spirito Santo, più si alimenta in noi il carattere di Cristo. Per esempio, are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo Taking Release. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's Golo.com. Again, Golo.com. La Bibbia dice che nel tempo della prova io ti esaudirò. Perché? Perché nel tempo della prova è il tempo della fedeltà. E quando noi siamo in prova, Dio ci prova per approvarci, per alimentare noi la fede. Quindi in questo lasso di tempo, e lo decidiamo io e te, sia un giorno, sia un mese, sia un anno o 10 anni, perché Dio, un giorno possono essere 1000 anni e 1000 anni possono essere come un giorno. Ma quando in ogni momento della nostra vita più dedichiamo tempo alla sua presenza, più dedichiamo tempo alla sua parola, più i problemi e le cose aumenteranno, ma lo Spirito avrà il controllo dentro di noi da cacciare via tutte queste cose. Quindi il processo del tempo lo stabiliamo noi, perché se magari noi abbiamo un carattere che è pieno di rancore, se noi non ci lasciamo modellare da quel carattere quanto prima, quel carattere ucciderà la nostra vita. Se noi di carattere siamo persone che sono vendicative, quel carattere ci ucciderà. Ecco perché quando Dio viene a cambiare, io a volte parlando con alcuni, non sono di quel tipo che dice: il Signore lo viene a modificare. Il Signore non viene a modificare, il Signore viene a trasformare il carattere. Perché? Perché Mosè era un uomo irruente, e la Bibbia dice che diventò l'uomo più mansueto della terra. Quindi Dio viene a trasformare le cose. Perché si lasciò trasformare? Si lasciò trasformare dal carattere. Ecco perché poi parlava con Dio faccia a faccia. Sono cose che stabiliamo noi. C'è bisogno di un processo di tempo, ma più tempo spendiamo alla sua presenza, più gusteremo e vedremo la gloria di Dio. Infatti, infatti c'è un detto, o meglio una citazione famosa di questi tempi,
in cui si dice se dalla prova non impariamo nulla, rischiamo di sprecarla. E quello che tante volte noi diciamo è proprio che vorremmo tanto, Pastore Raffaele, evitare i problemi, specialmente i figli di Dio che hanno attraversato le prove, le difficoltà, i problemi più profondi anche della propria esistenza, che noi siamo, non siamo esenti dagli attacchi, anzi i figli di Dio sono proprio esposti agli attacchi del nemico più efferati affinché possano vivere nello scoraggiamento e bloccare la loro attività di fedele servizio. Allora che cosa accade? Accade che dobbiamo attraversare, i figli di Dio che vogliono fare sul serio col Signore devono attraversare spesso delle cose molto pesanti. Allora accade che vorremmo poi, una volta usciti vincitori dalla prova, con l'aiuto di Dio che ci ha fatto vedere la sua gloria, ci ha messo dinanzi lo scopo per cui ci ha fatto uscire dalla prova, vorremmo tanto, tantissimo evitare quello stesso problema ad un nostro figlio spirituale, ad un nostro fratello spirituale, e allora stiamo lì a convincerli di evitare, di attraversare certi problemi proprio per evitargli queste difficoltà, e vediamo a nostra... a tante volte scoraggiamento, che non ci ascoltano, nessuno può ascoltare l'intensità della prova che tu hai vissuto, perché è un'esperienza solo tua, e tante volte Dio deve permettere un tempo d'attesa anche per la guarigione dalla delusione, proprio perché tu devi imparare delle cose nuove all'interno di quel tempo e uscire vincitore. Vuoi attraversare questa prova da vincitore? Devi tenere al centro la volontà di Dio e provare costantemente a sottomettere te stesso a questa volontà, fosse anche la volontà di accettare la delusione, esattamente come fece Gesù in croce, il quale non aveva proprio bisogno, diciamoci la verità, di scendere in terra per attraversare questo, eppure lo ha fatto affinché io e te potessimo oggi. Aveva negli occhi lo scopo della mia e della tua salvezza oggi. Quindi quanto è meraviglioso scoprire che la delusione può essere affrontata in un tempo forse, ma con il controllo di Dio, affinché anche il nostro carattere, soprattutto le nostre difficoltà, possano essere una marcia in più per uscire dalla prova con una visione diversa ed una dunamis più potente, più esplosiva dello Spirito Santo per fare l'opera sua, per compiere la missione, portare i frutti che Dio si aspetta dalla tua vita. Attenzione, concludo dicendo, Dio non è interessato ai frutti che tu porterai, almeno non lo è, quanto invece è interessato a come tu li debba portare quei frutti. Nel cuore di Dio c'è la tua attitudine molto più dei frutti. Tanti dicono che i ministeri sono di carattere funzionale. Sono d'accordo in parte, perché i ministeri, le chiamate, le salvezze, prima di essere funzionali all'evangelizzazione, funzionali a portare avanti il diaconato e tanti servizi che Dio ci pone dinanzi, Dio brama il tuo amore corrisposto, Dio brama il tuo cuore arreso, Dio brama avere con te una relazione. Per questo noi puntiamo tantissimo nella intimità della relazione, nella conoscenza di Dio più profonda, prima di essere dei promotori dell'opera di Dio, perché quella è una conseguenza della relazione intima. Quindi, se in questo momento stai ponendo dinanzi alla tua vita la delusione e stai dicendo non seguirò più Dio perché sono stato deluso dai fratelli, probabilmente devi rivedere le tue priorità e soprattutto il tuo rapporto con Dio, che in questo tempo vuole essere esattamente come l'esempio che abbiamo preso in considerazione, che il pastore Raffaele ci ha messo dinanzi questa mattina. Questa donna ha continuato a perseverare negli insegnamenti dell'Eterno nonostante la delusione di una vita oramai, un futuro oramai perso. Se tutto davanti a te è perso, ti trovi nella condizione di Ruth, la quale però, piuttosto che tornarsene a pescare come aveva pensato di fare Pietro, si è messa lì in obbedienza e dice: da qua non mi muovo, perché chi benedirà te, cara Naomi, benedirà anche me, e io da qua non mi muovo. E quella fedeltà, nonostante la delusione, ha benedetto quelle donne in un modo straordinario. Quindi, meraviglioso argomento affrontato questa mattina in un modo straordinario. Vogliamo ringraziare
Pastore Raffaele, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. Vorremmo ringraziarti per questo spazio, sappiamo quanto sei impegnato sia a livello ministeriale che secolare, vogliamo veramente ringraziare il Signore per il tempo che hai sottratto alla tua attività, che Dio continui a benedire potentemente la tua vita. E una piccola parola vorrei proprio strappartela, perché so che non hai fatto accenno, ma so che cosa c'è nel tuo cuore. Israele, questo momento che stiamo vivendo e questi attacchi che storici, questo momento storico, una parola veloce riguardo a quello che stiamo assistendo purtroppo dai telegiornali e quanto la Chiesa sta vedendo con il fiato sospeso. Una piccola parola, a te la linea. Michele, conoscendomi, sa, il mio cuore veramente è tanto triste, perché la Bibbia dice che chi benedice Israele sarà benedetto. Non parliamo di una questione politica, non parliamo di una questione culturale, ma parliamo di una questione biblica e profetica. Tutto questo deve essere un allarme santo per la nostra vita e spingerci, come disse il profeta Isaia: sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, che giorno e notte non si daranno riposo. E poi aggiunge: voi che ricordate le premesse del Signore, non date riposo a Lui. Ma perché abbiamo un Dio che soffre di Alzheimer? No, ma Dio brama coloro che alzano il loro cuore in preghiera, in adorazione, in intercessione, digiunando per ogni cosa, ma per Israele. Oh Gerusalemme, Gerusalemme, disse Gesù. Gerusalemme è il fulcro del cuore di Dio. E quanto più ascoltiamo queste cose, queste notizie, non dobbiamo guardare altrove, ma dobbiamo guardare cosa risiede in Gerusalemme, qual è la base, qual è il cuore, e pregare per essa, pregare per la pace di Gerusalemme. Perché Gerusalemme, Israele, è l'orologio del mondo. E più noi andremo a vedere questo, più l'allarme profetico che Gesù, il Messia, veramente alle porte, significa che non manca tanto. Quindi io voglio proprio incoraggiare ad ogni vita, ad ogni persona che ci sta seguendo, di comprendere, di avere, e di dire al Signore, a dire allo Spirito Santo: aprimi la mente. E non è un'offesa, perché a volte per anni ci sono stati tabù, insegnamenti tramandati sbagliati, e la Bibbia dice che il popolo perisce per mancanza di conoscenza, e non è così. Preghiamo per Gerusalemme e per la sua pace, e magari, chissà, approfondiremo un tema intorno a questa nazione meravigliosa e divina. Amen, amen, amen. Sarà veramente una grande opportunità per noi. Grazie, Pastore Raffaele, Dio continua a benedirti insieme alla tua famiglia, alle famiglie che il Signore ti ha affidato, e a tutto quanto il gruppo Miciad. Siete straordinari e operativi, con a capo il Pastore Marcello, che è una potenza. Dio vi benedica grandemente e vi continui a fare un esempio anche per la Chiesa italiana. Dio continua a benedirvi grandemente. Pace del Signore, Raffaele. Pace a tutti, che Dio vi benedica. Amen, amen, insieme. Vi ringraziamo, cari amici, è stato un tempo meraviglioso alla meditazione della parola di Dio. Vogliamo prendere queste perle e depositarle nel nostro cuore come un prezioso tesoro che il Signore ci ha affidato quest'oggi. Continuare, nonostante la delusione, nonostante gli attacchi, continuare a rimanere con gli occhi fissati su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, colui che non si è dimenticato di quello che ti ha promesso, colui che non si è dimenticato della chiamata che ti ha rivolto, colui che non si è dimenticato dei tuoi figli, non si è dimenticato della tua malattia, colui che non si è dimenticato di quello che giace nel più profondo del tuo cuore, non si è affatto voltato dall'altra parte quando tu lo stai invocando, anzi, lui in questo giorno ti dice: deponi la delusione ai miei piedi e abbraccia tutto l'amore paterno di un padre che non vede l'ora di vederti guarito. Oh, non vede l'ora di vederti tornare a correre spedito nelle sue vie, come accadeva forse una volta. Se non l'hai ancora mai sperimentato e forse hai sempre attribuito a Dio la colpa di tutto quello che stai vivendo, forse questo è il giorno in cui tu possa decidere, perché è una decisione che devi fare tu, decidere di aprire il tuo cuore. Se Dio ti sta parlando, ti sta scegliendo. E in questo momento, se ti ha scelto, la tua risposta non può essere l'indifferenza.
se la tua risposta è sono deluso per quello che hai fatto, Dio, nella mia vita, io mi aspettavo altro da te, sei un Dio di amore, come dici, se questo è il tuo approccio, probabilmente stai prestando fiato al nemico che vuole porre una più profonda inimicizia tra te e Dio. Ma devi sapere che il piano di Dio, attraverso l'amore di un padre, non solo è quello di ferirti questa delusione, di guarirti questa ferita, questa delusione, ma è quello di renderti perfetto nel progetto che egli ha per te. E questa perfezione, pensa un po', può prevedere un cambio epocale della tua vita. Quest'oggi può essere, se tu lo vuoi, un cambio epocale della tua vita. Quello che tu immaginavi può scomparire da un momento all'altro se tu poni la tua attenzione, fissi il tuo sguardo su Cristo. Se tutto quello che stai vivendo adesso in questo momento ti impedisce di camminare spedito, il Signore ti sposterà anche geograficamente, se tu glielo consenti, il Signore ti toglierà da questo contesto e ti metterà, ti trapianterà nella sua casa e vivrai la benedizione. Forse questa sua casa per te può essere in un altro angolo del mondo, non lo puoi sapere. In questo momento però è necessario che tu apri il cuore e decidi di fare sul serio con il Signore. Non rimandare questo invito, perché il Signore ha un piano che vuole attuare nella tua vita da ora, in questo momento, attraverso il suo abbraccio paterno. Con questo ti ringrazio per l'attenzione che hai rivolto a questa puntata. Ti do appuntamento domani, quando avremo, a Dio piacendo, una puntata speciale, perché ci sarà un ospite qui in studio con me, il quale parlerà della sua storia e lo farà in un modo particolare. Domani parleremo proprio del valore dell'abbandono. Cosa accade quando ad un bambino di 5 anni viene somministrato una grossa dose di abbandono? Ecco, sembra paradossale, ma domani parleremo proprio della nefasta conseguenza dell'abbandono di un padre nella vita di un piccolino, quello che ha generato e soprattutto quello che ha fatto il Padre Celeste per eccellenza. Dio piacendo, ci vediamo domani, Dio di medica, pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo Taking Release. If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.